tutti, sono Moni, istruttore, allenatore e personal trainer. Voglio farvi vedere ancora tutti gli esercizi possibili con il butterfly. Voglio che voi vi rendiate conto soprattutto del fatto che questo genere di lavoro può essere fatto ogni giorno senza particolari controindicazioni di nessun genere, tant'è vero che è uno strumento che viene consigliato, e questo non smetterò mai di dirvelo, per la rieducazione funzionale. Rieducarsi funzionalmente significa cercare di fare in modo che tutti i muscoli del vostro corpo recuperino effettivamente la loro funzione, quindi che i glutei facciano quel che devono, che l'addome faccia quel che deve, che il petto e i bicipiti del dorso facciano quello che devono, perché tendenzialmente per quotidianità, per posture errate, per lavoro sbagliato, ciascuno dei vostri distretti muscolari tende a fare o l'esatto opposto o a contrarsi, chiudersi e a non fare più nulla. La maggior parte di voi può avere dei glutei che non sostengono più il bacino, che non sostengono più la colonna vertebrale, che non fungono più quella funzione da cuscinetto sottostante la colonna vertebrale. Gli addominali si chiudono e quindi la posizione gobba, un po' concava, è tipica di tutte le persone che non solo non fanno attività fisica, ma non riescono a rieducarsi. Quindi rieducazione fondamentale attraverso il butterfly. Più precario è l'allenamento, meglio è. Ovviamente io cerco di farvi vedere il più possibile, ma il tutto va fatto in estrema evoluzione. Una posizione molto semplice da riprodurre, ma abbastanza faticosa, è quella che però diciamo va fatta con un mezzo affondo. Io ve lo faccio vedere col piede destro avanti e sono su un trampolino. Quindi sono su una tavola propriocettiva e spingo il mio braccio avanti lungo la linea della spalla. Non è facilissimo nemmeno questo esercizio. L'oscillazione, vi faccio vedere, è di questo genere, quindi è un'oscillazione di tipo orizzontale che dovete mantenere. Io ve la faccio vedere proprio davanti, in questo modo. Vi porto l'oscillazione in senso diagonale, in maniera tale che voi possiate vedere, guardate esattamente il lavoro del butterfly, quindi potete guardare l'oscillazione e ve la riporto in senso orizzontale. Cominciate a farla in senso orizzontale, con questa presa potete assumere ogni genere di posizione e potete continuare il lavoro spingendo verso il basso e verso l'alto. Ora, un'altra cosa è che quando siete in oscillazione, più vi muovete, più questa parte del vostro corpo, questa, che è il baricentro, si contrae sostenendo sempre di più la colonna vertebrale. E una delle funzioni fondamentali, scientificamente provata, è che il butterfly agisce direttamente sull'addome, esattamente sulla parete che spinge in sollevamento il diaframma. Per cui, così come tutti gli strumenti di rieducazione funzionale, agirà direttamente sull'allungamento della colonna, sull'apertura fino all'atlante, fino alla prima vertebra cervicale. Grazie, da Monia e Giva.